Vedi, quando facciamo un digiuno noi in realtà facciamo una grande provocazione al mondo, facciamo una grande provocazione alla materia, facciamo una provocazione a tutta quella parte di noi che è condensata, la parte più greve. Attraverso l'esperienza del digiuno si innescano altri elementi. Per esempio subentra il fenomeno della depurazione, che non è soltanto una depurazione corporea, è una depurazione mentale, una depurazione emozionale, è una depurazione che abbraccia almeno quattro corpi, se vogliamo leggerli in senso teosofico, cioè il corpo fisico, il doppio eterico, il corpo astrale e l'io. È l'io che decide di fare il digiuno. Dobbiamo pensare che per esempio nella tradizione il digiuno esiste da sempre, il Buddha faceva digiuno e quasi contemporaneamente dall'altra parte del mondo Socrate e Platone, lo stesso Platone che camperà poi fino a 81 anni grazie a questa pratica, età veneranda in un'epoca in cui si moriva a 40 anni, tramite il digiuno loro cercavano proprio questa purezza mentale, questa intuizione pura che poteva produrre tutte le grandi verità filosofiche che stanno alla base di tutto il platonismo, compreso la parola anima che proviene proprio da lui. Quindi il digiuno ha abbracciato tutte le culture, quella cristiana, quella ebraica. Tutte le volte che noi facciamo il digiuno abbiamo un'opportunità immensa che lentamente, depurando il corpo e depurando le emozioni e la mente, arriviamo a quella verità che ci caratterizza, cioè quella verità che è al centro della nostra anima ed è l'unica vera perla della nostra vita, l'unico vero obiettivo della nostra ricerca. Quando decidiamo di fare un percorso didattico legato alla salute, oppure cerchiamo veramente di utilizzare un percorso che mi metta in contatto con le parti più importanti di me, perché in realtà gli esseri umani, essendo spirituali ed essendo psichici, ogni volta che fanno un'esperienza della patologia, fanno un'esperienza spirituale o psicosomatica. Per cui inevitabilmente all'inizio, quando vogliamo proprio entrare nel mondo della guarigione, il primo passo delle medicine naturali è proprio quello della depurazione. E noi pensiamo sempre che debba intervenire un deus ex machina, un elemento esterno a noi, qualcosa che arrivi a risolvere il problema e che ci restituisca alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità, cioè che ci restituisca a quel mondo che ci ha ammalato. In realtà invece dobbiamo toccare l'essenza. Ecco perché il corso di digiuno a monte di tutto. Ecco perché siamo qua in questa location straordinaria a fare un corso di digiuno, perché da sempre l'umano si è depurato partendo dal digiuno e il digiuno diventa l'elemento indispensabile in tutte le forme di sofferenza umana, sia quelle legate biecamente al corpo fisico, sia quelle più verticali, quelle che vanno verso l'alto, fino ad arrivare allo psichismo, fino alle crisi di panico, alle depressioni. Per cui questo ambiente è straordinario perché accoglie proprio un progetto. Ed il progetto che io metto al centro del digiuno è me stesso, quel sé che Jung scriveva a lettere maiuscole, perché è quella parte di me che forse non ho mai contattato. Nel momento in cui metto in bocca un pezzo di pizza fatta con la pasta bianca comune, io incomincio a produrre insulina. Nessuno di noi è predisposto a tollerare la glicemia alta. Quindi l'insulina fa un lavoro santo, sacrosanto, fin tanto che ne abbiamo, perché quando finisce si chiama diabete. Quando entriamo nel mondo della guarigione, ci sono alcuni ostacoli che è molto difficile rimuovere. E questi ostacoli in realtà appartengono sostanzialmente alla meccanicità dei nostri comportamenti quotidiani. Vuoi un cioccolatino? Ma sì, picco insulinico.
Poi ci viene fame, torniamo in studio. Boh, però mi è tornata la fame. Allora, un pacchetto di cracker. Ok, stessa faccenda, sempre questo picco, esattamente identico. Non si può fare mai una terapia naturale senza che sia accompagnata da uno spegnimento del pensiero meccanico, quindi se non c'è meditazione, se non c'è introversione, se non c'è questa predisposizione ad abbandonare tutte le modalità della quotidianità. Quindi che cosa mi minaccia? Mi minaccia il mondo, con la sua informazione, con il suo inquinamento, con i suoi elementi disturbanti e deturpanti. Noi siamo alchimisti, quindi dobbiamo essere nutriti dal mondo minerale, vegetale e animale. Le regole non le ho fatte io. Le ha fatte qualcuno che aveva le idee molto chiare su questa cosa. Quindi io mi metto in ginocchio di fronte a quelli che hanno le idee chiare. Mi minaccia anche tutto ciò che io sono, cioè tutte quelle identità che mi fanno sentire qualcosa o qualcuno, quelle che mi richiedono una performance nel mondo. Quando rimette in atto questa autodistruttività? E qui subentra la psicologia individuale. Quando ricomincio ad essere scollato dalla mia anima, ricomincio a fare delle scelte che non vanno nel senso della mia anima, e incomincio a sabotare me stessa o me stesso. E soprattutto abbiamo un grande ostacolo. Quando dobbiamo curare qualcuno, il più grande ostacolo è proprio quel paziente stesso, che fa di tutto per rimanere con me e che quindi si innamora della propria malattia perché è l'unica identità che ha. E noi dobbiamo convincerlo che è molto più importante agire una rivoluzione biopsichica piuttosto che soggiacere a questa realtà. Quindi se io dentro non sento che accade questa faccenda qui, corpo e mente non si guardano neanche in faccia. Il devo non devo si dovrebbe trasformare in un voglio non voglio. Il desidero non desidero è una forma elegante per non agire. Perché il premio finale è infinitamente importante ed è la verità che sta dentro di me da sempre, da quando sono nato e probabilmente non ho mai visto. Salvate voi stessi per salvare il mondo. Tutto quanto si deve tradurre in un fare quotidiano. Dobbiamo fare qualcosa che cambi la struttura della nostra esistenza, perché se noi salviamo noi stessi individualmente, salviamo una cellula, e se salviamo una cellula creiamo proprio una legione di cellule, creiamo una nuova specie, una speciazione nuova di cellule, e queste cellule costruiranno il tessuto che costruirà il mondo nel futuro. Quindi noi partiamo da una cellula per arrivare a un tessuto, e il mondo è infiammato esattamente quanto noi, lo vedete, sentite l'informazione, ci sono conflitti in ogni punto del mondo. Bene, questo non ci deve allarmare più di tanto, ve lo dico perché oramai ho una certa età e di momenti di questo tipo ne ho visti tanti nella vita. Però dobbiamo capire che se non partiamo dai conflitti interni nostri, non sistemiamo niente fuori nel mondo. Quindi partiamo da lì. E allora voi mi direte, ma in soldoni che cosa facciamo per trasformare noi stessi? Allora io ho detto, so che mi faranno questa domanda, anche perché il contenuto delle mail, il contenuto delle domande sul telefono, il contenuto anche all'interno di alcune visite che faccio dove le persone, ma ho sentito parlare che ci sono dei suggerimenti speciali per cambiare noi stessi. No, non sono speciali, probabilmente hanno circa 10.000 anni, perché la medicina cinese e il cristianesimo esoterico, il cristianesimo delle prime origini, conosceva benissimo. Sapete, nel Vangelo si parla di una regola sacra che è quella del digiuna e prega, ok? Bene, io mi sono permesso di introdurre un elemento magari di maggiore gravità, di maggiore pesantezza, proprio perché debba esserci all'interno di un percorso di miglioramento di noi anche un po' di piacere, di contemplazione del piacere del vivere, dell'essere, dello stare all'interno della vita. Perché quando le persone escono dai nostri corsi dovrebbero capire che il piacere di vivere è il fine ultimo del nostro lavoro. E quindi mi verrebbe da dire provocatoriamente che se io amo la vita, inevitabilmente amo la morte. Quindi non la temo, perché la morte è un fenomeno della vita.
E quindi io che cosa ho pensato di aggiungere? Ho pensato di aggiungere la danza. Certo, ho pensato di aggiungere la danza perché noi, se vogliamo vedere come siamo distanti dal nostro corpo, dobbiamo danzare e vedere che abbiamo perso questa caratteristica completamente. Continua nei contenuti per abbonati. La libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene. Visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra.